Buonasera a tutti. Buonasera. Per chi non mi conoscesse, io sono Fabio Bugliore, abito a Parco Verde in quel palazzo ed ho l'attività fuori Porta Roma, Palazzo Camuso. A scanso di equivoci voglio dire che è opportuno, per la problematica che si è creata, è opportuno stabilire subito che nel caso in cui si dovesse formare questo comitato, come pare ci sia la volontà, bisogna spogliarsi di qualsiasi colore politico e di qualsiasi... La campagna elettorale è finita, non abbiamo più niente da dimostrare o da fare. Quindi questo è il primo punto che volevo evidenziare. Detto questo, il problema ormai è, lo viviamo tutti quanti ed è un problema molto serio per tutti, soprattutto per le persone anziane che già da stamattina abbiamo ricevuto delle telefonate con richieste di aiuto da parte di anziani che stanno da soli e devono acquistare medicinali presso le farmacie, insomma hanno esigenza di spostarsi, qualcuno ha esigenza di essere supportato dalla badante che non riesce a raggiungerlo perché vive dall'altra parte del ponte, insomma. Aumentano i costi. Vabbè, insomma, è una delle tante problematiche. Poi ce ne stanno tantissime. Io sono partito da quella sanitaria che penso sia una delle prime. Detto questo, se noi vogliamo tutti quanti insieme costituire questo comitato che possa essere di supporto e di aiuto al sindaco e di controllo anche per stabilire un po' le tempistiche sulle azioni che si andranno ad intraprendere, io penso che possa essere una cosa utile. Ma sia ben chiaro, il comitato, se viene costituito, è di supporto e di aiuto al sindaco. Questo... Allora, scusa, stanno dicendo che un comitato già c'è. No, ma a prescindere dai comitati. Si può implementare quello. No, andò. Io penso che a prescindere dai comitati noi dobbiamo essere uniti tutti quanti, capo a nord, capo a sud, sì, siamo la cittadinanza, sì. Insieme al sindaco e tutti i consiglieri. Assolutamente sì, allora la Costituzione. Quindi dobbiamo partire, no scusami, dobbiamo partire da questo. Per racchiudere un po' le esigenze e la dobbiamo partire da questo presupposto, perché se poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. No, ma non c'è stata da tirare l'acqua da nessun mulino. No. Massimo, siamo problemi della stessa base. Esatto, dobbiamo essere uniti tutti quanti per risolvere queste problematiche. Prima, Fabio, giustamente non c'è colore politico. Abbiamo un problema comune che è di tutti. Poi dopo la soluzione andremo a vedere le responsabilità. Allora, creare il comitato, costituire il comitato con un presidente, con un direttivo, è solo per racchiudere e raggruppare le esigenze che possiamo avere ognuno di noi, perché sicuramente non so io, per dire anche noi ci siamo benissimo, e ci saremo benissimo. Allora, solo lo scopo sarebbe solo questo, ma ti ripeto, di supporto e di aiuto all'amministrazione e ad Adolfo individuare che sia ben le priorità. Sono tantissime le priorità. Chiedo scusa, poiché esiste già un comitato che è già istituito e ha una sua valenza. Sì, ma penso che in questo caso non è in funzione della nuova problematica. Posso? Sì, vai. Si può implementare questo comitato e far partire tutte le proposte di supporto al sindaco. Poi quello che è importante è che i controlli vengono fatti dagli enti preposti, ma non gli enti preposti Caserta, Capo, Santa Maria, Amici di Tizia, Amici di... Dobbiamo essere imparziali, utilizzare i migliori mezzi tecnici perché vogliamo avere le risposte certe, non a caso, perché come è stato chiuso il primo ponte, perché c'era l'ingegnere di turno del comune Tizio e Capo, è stato chiuso un ponte, ma per quale motivo doveva essere stato chiuso? Adesso vogliamo che il secondo ponte, che le responsabilità siano con perizia giurata, certificata da professionisti che hanno competenze ma a livello nazionale. Non vogliamo più seguire le chiacchiere dell'amico di turno, punto, questo è fondamentale. Poi si va avanti e dobbiamo avere tutto quello che serve per supportare la città, perché questa città già era morta e in questo momento ha avuto il colpo di grazia. Questo è quanto. Poi tutto il resto, ognuno ha la possibilità di esprimere il suo parere, la sua opinione e quello di cui c'è bisogno.
fondamentali, io voglio che non ci siano delle cose fatte a random, ma ci sia la correttezza assoluta. Tutto quello che deve essere fatto deve essere fatto nella norma assoluta. No che venga detto, il sindaco ha rilasciato un'intervista dove ha detto sono stati fatti i rilievi dalle persone competenti. Chi è il tecnico del comune? Non mi fido. Voglio il professionista, professore universitario, azienda che viene dal nord dove cazzo viene, ma deve essere certo e sicuro. No, io dicevo che queste verifiche devono essere contestuali a tutti quanti quegli accorgimenti che vengono chiesti per fuori Porta Roma, quindi sono cose che possono essere fatte parallelamente e quindi non è che devono venire dopo queste verifiche. C'era il signore qua che ha alzato la mano. No, però silenzio, ma dobbiamo ascoltare. Io credevo che stasera si parlasse o avessimo la voce di chi ha partecipato in prima persona alle operazioni che hanno decretato la chiusura del ponte. Non sapevo che si parlasse di comitato, che va benissimo. E va benissimo nello spirito di supportare il sindaco, perché il momento è grave, voglio dire. E questa è la stessa cosa di Conte, non può parlare di Conte, per carità, non per fare schieramento, che si è trovato ad affrontare il Covid quando non sapeva nemmeno che era. A quella persona, secondo me, fa già la gratitudine di chi ha affrontato una cosa che non sapeva di che si trattava. Vabbè, chiedo scusa. Allora, io mi associo invece a quello che ha detto la signora prima, perché io credo che questo ponte, e questa è una premessa, sia stato chiuso per una questione di responsabilità. Cioè è stato più facile assumere la responsabilità di chiuderlo che non di tenerlo aperto. Vabbè, è questo, no. In questo momento c'è una variante, che questo ponte non è sotto sequestro. Allora, noi parliamo di centro di assistenza, polizia e compagnia cantante. Io credo che questo non debbano essere proposte dei cittadini, perché chi ha chiuso il ponte queste cose deve averle pensate, perché non posso pensare che il sindaco, il mio amico Adolfo, scusatemi, ha chiuso senza pensare. Allora io dico che questo comitato va bene, ma la nostra priorità deve essere quello di fare i lavori del ponte. Noi dobbiamo affiancare l'amministrazione, che non perde 4 anni come sono stati persi prima. Domani mattina, quando si fanno i carotaggi, non servono a niente. Signore, chiedo scusa, lei ha parlato, mi fa concludere perché non ce la faccio a parlare. Ecco, allora, io credo che il passo da fare sia quello subito di impostare con la regione, con chi di competenza, i criteri per una conferenza di servizi. Il ponte Morandi ha insegnato che in un anno si può fare Capua e Italia tale quale a Genova. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra opzione non deve essere quella di avere l'ambulanza a Porta Roma. La nostra opzione è dobbiamo aprire il ponte. Anche perché, a differenza del Morandi, l'ambulanza è importante. Stiamo parlando di 150 metri. No, stiamo parlando di 150 metri di ponte. Scusa, signor Buglioni, gli strumenti sono quelli della conferenza dei servizi. Bisogna mettere subito in piedi il tavolo. Ognuno deve dare il parere. I soldi ci sono, non credo che l'abbia fatto, non credo. E se l'ha fatto, bene l'ha fatto. Ma se questo comitato sorge per stargli appresso, è meglio. Sempre che loro fanno le loro verifiche. Qui chi è che supporta la gente che non può andare dall'altro lato? Allora, il problema è questo. Quindi noi supportare il sindaco cosa significa? Capiamo quali sono le difficoltà burocratiche e a volte quando si muove la massa, quando si muove la massa fa sempre più rumore, ok? Quindi noi vogliamo supportare il sindaco per aiutarlo nei brevi tempi a ridarci la libertà di poterci spostare nella nostra città, perché vi posso garantire, Massimo, lo so che non sarai d'accordo, è vero che dall'altro lato avete le stesse difficoltà, hanno. Aspetta, noi vorremmo, possiamo fare le proposte che vuole il comitato. No. Allora, chiedo scusa, posso rispondere un attimo? Scusa, Placida, perdona.
quelle che ci siamo dette, no? Le proposte vanno sentite, ma tante, cioè... Allora il comitato ci farà sentire le proposte. Siamo ben lieti di riceverle e saremo. Ma non stiamo qui a fare la lotta. Assolutamente, questa è una bella cosa. Nel frattempo, domani mattina il sindaco. Allora, Claudio e Rosario ci dicono che cosa si sta mettendo in campo in questo pochissimo tempo da quando è stato chiuso. Certo, nessuno può fare i miracoli, eccetera. Quindi loro sono venuti per dirci, guardate, la nostra intenzione è questa, questa e questa. A queste cose che ci diranno loro, noi possiamo dire con tutta la calma, con tutta la cosa, guarda che c'è questa esigenza che magari voi non avete considerato perché state su un altro livello. Quindi loro dicono quello che è l'intenzione dell'amministrazione e noi, comitato o non comitato, ognuno con toni pacati, che cavolo problema, utenim tutto quanto, tutti, da quelli che stanno di là a questi che stanno, magari noi un po' in più, va bene. Quindi così è, va bene così, ok, quindi senza fare polemica né tra di noi né tra di voi. Facciamo parlare, perché se allora, Gianluca, c'è, ci sono quelli dell'amministrazione, li facciamo parlare. Benissimo. Io quello che vorrei, ma veramente nella maniera più trasparente e collaborativa, perché nelle necessità dobbiamo essere tutti uniti, io credo, al di là di ogni convinzione e appartenenza. Quello che vorrei che fosse chiaro è che è una situazione in continuo divenire, perché quello che è venuto fuori dai primi saggi di natura quasi visiva è che c'è un problema, sembrerebbe serio. Adesso il sindaco che ha fatto ha dovuto necessariamente, per evitare che vi fosse un'evoluzione anche davanti alla magistratura, che andassero a chiuderci, a sequestrarci il ponte in maniera definitiva, e anche poi per fare un sondaggio ci volevano tempi lunghi, che cosa ha pensato di fare? In via cautelativa, essendoci un pericolo grave, imminente, di chiudere il ponte. Temporaneamente, fino a quando non verranno fatti nel breve periodo, già da domani, ulteriori saggi per capire la gravità della problematica. Quindi questa è una situazione in divenire, quindi tutto quello che deve essere deciso è anche dipendente dai risultati che verranno posti in essere da tecnici deputati a fare questo, perché purtroppo nessuno di noi... Fammi finire! Mi prenoto! Questo è per affrontare l'emergenza. Nelle more dell'emergenza già ci sta in campo tutta la disponibilità. Ieri eravamo al comune a discutere di questo per provare a dare delle soluzioni a chi ha necessità di natura medica, a chi ha necessità di natura logistica. Nessuno verrà lasciato solo, e il fatto di essere qua stasera è per dirvi che sarà così. Poi il sindaco è impegnato a risolverlo anche ora il problema, e sicuramente saprà come fare, perché ha l'esperienza e la competenza tale da poter affrontare la questione. Vi prego semplicemente di non essere aggressivi nei nostri confronti, perché questo è un problema che riguarda anche molti di noi, non solo chi abita al di là del ponte, ma chi anche come me abita, comprendo le mamme che hanno i figli piccoli, i figli adolescenti, comprendo le attività commerciali, siamo tutti qua per risolvere il problema, comprendo le persone anziane, che purtroppo mia suocera, tutti quanti, siamo tutti cittadini che devono andare dal diabetologo, per esempio, come deve fare chi non ha la macchina? Ok, si deve valutare la possibilità di fare una navetta. Se voi mi chiedete in 48 ore siete sicuri, avete risposte certe, siamo sicuri che stiamo dando il massimo, vi chiediamo di dare il massimo per collaborare, nessuno qua è in grado di avere la bacchetta, ma stiamo dando il massimo. Ieri già è stato affrontato il problema, domani il nostro sindaco vaglierà la possibilità di una navetta, tutto verrà fatto. Capiamo un attimo di cosa stiamo parlando, capiamo la gravità della situazione, altrimenti dovremo dire A oggi e B domani. Invece noi vogliamo dare una guida certa, vogliamo dirvi che siete in ottime mani, che c'è Adolfo Villani che ha un'esperienza tale da saper governare anche questa criticità, che purtroppo c'è caduta. Non ci serve il nome in questo momento, perché sono stato lui più al posto tuo. Un attimo, non ci serve il nome. Stava lui qua, non lo dici tu, era lui.